Gesù usa parole molto forti. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È chiaro che non sta parlando delle parti del corpo, ma di atteggiamenti di vita. Ci sono gesti che non portano verso il bene e non vanno fatti. Ci sono luoghi che non dobbiamo frequentare per non renderci complici del male, perché non avremmo le forze di dire di no. Ci sono sguardi, specialmente sguardi di giudizio, che non fanno bene in una comunità, in una città, in una famiglia. Non fanno bene a noi, non fanno bene agli altri. E allora oggi voglio proporvi una frase che ho trovato una volta. Un grande viaggio non consiste nell'andare a cercare nuove terre, ma nell'avere occhi nuovi. Vuoi cambiare una situazione attorno a te? Vuoi portare pace, fraternità, solidarietà? La prima cosa che il Signore ti chiede di fare è cambiare lo sguardo. Molte volte il problema è il tuo sguardo, che giudica le persone, che squalifica, che vede solo il negativo, che vede dei nemici. Avete visto Mosè? Era l'uomo più umile della terra. E cosa insegna a Giosuè? Fossero tutti i profeti, gli dà uno sguardo positivo su quei due che avevano fatto qualcosa che non si poteva proprio con secondo le regole. Ma lui vede il positivo. È la stessa cosa Gesù. È vero, ha scacciato i demoni nel mio nome e non fa parte del gruppo dei discepoli, ma fa del bene, fa una cosa bella. Non abbiate uno sguardo diffidente. Non fatevi prendere dalla paura. Quante scelte sbagliate, anche nella politica, abbiamo fatto perché siamo partiti dalla paura, invece di avere quello sguardo che va oltre. Gesù insegna ad avere uno sguardo positivo, vedere il bene che gli altri stanno facendo, gioire in quel caso, e c'è uno che crede in me, dice Gesù, anche se non è dei nostri. E allora volevo proporvi un esercizio: tagliare via tutti gli sguardi di giudizio, di paura, di diffidenza. Guardarci gli uni gli altri con occhi nuovi. Quanto può far bene una famiglia se tutte le mattine ci vediamo con occhi nuovi, non ricordando le piccole ferite, incomprensioni. Quanto può far bene in una comunità. Oggi è la festa del paese, vedere il positivo degli altri, degli altri gruppi, delle altre associazioni, delle altre liste elettorali e delle altre convinzioni, collaborare insieme. Non dire più i nostri, togliamo questa cosa, siamo tutti dei nostri. Io sono cattolico, io sono un essere umano, e tu anche. Allora possiamo lavorare insieme. Non sottolineiamo più ciò che ci divide, ma ciò che ci unisce, come diceva San Giovanni XXIII, il Papa
broncagli. Questo è un passo che devono fare tutti, ma in particolare dobbiamo cominciare a farlo noi credenti, noi come Chiesa. Quante volte abbiamo costruito comunità chiuse, comunità che giudicano la gente, che guardano con diffidenza, che senti quello sguardo freddo appena arrivi e la gente scapperà via. Ricordiamoci, amici, che lo Spirito Santo è qui nell'Eucarestia, è nei sacramenti, è nella Chiesa, certamente, ma lo Spirito Santo soffia dove vuole e può benissimo manifestarsi con un non credente, con uno di un'altra religione, con uno di un'altra convinzione, e quante volte sono proprio loro a darci degli insegnamenti. Pensate, Gandhi non era un cristiano, ma quanto ci ha fatto riscoprire il Vangelo. Stiamo per cambiare il vescovo, non sappiamo quando, ma il nostro amato vescovo Cesare andrà un po' in pensione, se lo merita, dopo che compie 77 anni tra poco. Dobbiamo essere grati di questo grande vescovo che abbiamo avuto, e volevo leggere un passo di una sua lettera che ho trovato molto illuminante, mi è stato di grande ispirazione in questi anni. Scriveva così: non possiamo permetterci di bollare la gente con le nostre etichette, vicini o lontani, indifferenti o praticanti, regolari o irregolari nella vita matrimoniale. Sono queste barriere, scrive l'arcivescovo, che impediscono all'amore di tracimare, cioè di arrivare da noi stessi agli altri. Il Vangelo è credibile e affascinante se chi lo propone è credibile e affascinante nel suo stile di vita, umile e disponibile verso tutti, senza pretese o chiusure. Continua l'arcivescovo Cesare: in ogni persona c'è il male e il bene. E spesso il male appare come la punta dell'iceberg e ci spaventa, perché non vediamo il resto della montagna di bene che sta nel profondo del suo cuore e della sua vita. Cristo non ha mai considerato nessuno perduto, nemico, chiuso al suo amore, indifferente o lontano dal regno di Dio. Che bello, eh? Impariamo a avere questo sguardo. Allora adesso io ripeto lo slogan e vi chiedo se volete ripeterlo dopo di me. Un grande viaggio non consiste nell'andare a cercare nuove terre, ma nell'avere occhi nuovi. Un grande viaggio non consiste nell'andare a cercare nuove terre, ma nell'avere occhi nuovi.